Il presidente della Codacons Carlo Rienzi e Fedez, in un incontro che si è tenuto presso un noto hotel cittadino, hanno suggellato un rapporto di collaborazione volta a sostenere la cittadinanza tarantina colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale della ex Ilva. Il dottor Cecinati mi ha raccontato la storia del suo reparto, nato da un'iniziativa popolare tramite Nadia Toffa, che lei stessa è riuscita a dare eco ad un'iniziativa di beneficenza tramite la vendita di magliette, che ha raggiunto 500.000 euro di vendita e ha dato l'opportunità di creare questa realtà. E quindi niente, siamo qui per cercare di accendere un riflettore, di tenere alta l'attenzione rispetto a un problema che mi sembra si sia abbastanza dimenticato, sia stato messo abbastanza nel dimenticatoio. È sconcertante che nel 2024 in un paese come l'Italia ci siano degli scenari in cui si debba scegliere tra il diritto al lavoro e la propria salute, e quindi sarebbe interessante che da questa cosa si possa generare una discussione, anche comprendere se i fondi del PNRR una parte possono essere destinati a una riqualificazione degna di tale nome, perché ad oggi non vi è stata, secondo me, non sono stati fatti gli investimenti necessari. Addirittura mi parlavano di cumuli di amianto che sono ancora lì. Veramente è uno scenario distopico e assurdo. Bisogna fare degli investimenti per far sì che Taranto possa vivere dignitosamente.